BMW serie 3 Touring, motorizzazione 3.16, quindi un diesel 2000 da 116 cavalli, abbinata al cambio manuale a 6 marce. Ciao amici di Pipo Garza, io sono Davide, oggi vi proponiamo una serie 3 in versione station wagon davvero ben tenuta. Andiamola a scoprire più da vicino, prima però vi ricordo che iscrivendovi al nostro canale YouTube e attivando le notifiche sarete sempre i primi ad accedere alle nostre ultime offerte. Andiamo! Andiamo a scoprire più da vicino, partiamo dalla colorazione che è questo grigio canna da fucile metallizzato. La carrozzeria si trova davvero in eccellente stato, i gruppi ottici sono originali, un filino opacizzati ma nulla di grave. Abbiamo anche i fari fendinebbia, cerchi lega se non sbaglio da 16 pollici, sì, eccoli qui, 16 pollici, impianto frenante in buono stato, frecce integrali negli specchietti. E andando sul posteriore troviamo scarico cromato, sensori di parcheggio posteriori e portellone ad azionamento elettronico. Abbiamo anche la copertura ufficiale BMW in plastica, rimuovendola come vedete il piano è in perfetto stato. Vediamo gli interni. Sedile del guidatore senza danni da riscontrare. Come vedete non c'è nessuno strappo o scucitura. Anche sul supporto lombare è perfetto. Stesso discorso vale anche per il sedile del passeggero e per quelli posteriori provvisti anche di attacchi ISOFIX. Anche il resto della strumentazione è in ordine. Il volante è stato ricoperto con questa foderina che è sigillata, però l'abbiamo verificato anche sotto e si trova in perfette condizioni, così come la cuffia del cambio manuale e quella del freno di stazionamento. Abbiamo tra gli accessori il limitatore di velocità, comandi con i comandi al volante, dove possiamo gestire anche il Bluetooth, richiamo vocale, display abbastanza grande dove possiamo gestire tutto l'infotainment e il navigatore, climatizzatore, doppio portabibite, rimuovendo il ripiano, cassettino qui, riesco ad aprire con presa, accendi sigari, modalità di guida Sport Eco Pro Normal, cambio manuale a 6 marce, ovviamente qui tutti i tasti della plancia per gestire tutto il menu, il bracciolo che è apribile con presa USB e presa AUX, luci automatiche e 4 finestrini elettrici. Bene amici, non resta che andarla a testare su strada. Prima vi parlo però della storia della macchina, che è stata immatricolata nel 2014 ed ha percorso ad oggi 140.000 km. Eccoci amici del nostro test su strada di questa BMW serie 3.16, test accensione superato senza problemi, abbiamo fatto per voi il test fumo da discarichi, superato anch'esso, così come il test avantreno, nessuna anomalia riscontrata su sospensioni, braccetto e scatola dello sterzo. Anche l'insonorizzazione all'interno dell'abitacolo è davvero eccellente, di buona qualità, le plastiche che sono morbide sia nella parte superiore che nella parte inferiore. E poi il 2000 da 116 cavalli non si fa sentire troppo nell'abitacolo, del resto non è neanche troppo assetato, infatti abbiamo riscontrato sul computer di bordo dell'auto un dato sui consumi intorno ai 17,5 km con un litro, ma devo dire che nel nostro test abbiamo fatto circa un 15-20 km in extraurbano soprattutto, e lì ci siamo tolti belle soddisfazioni riuscendo ad arrivare tranquillamente anche ai 22 km con un litro di gasolio. Anche in autostrada il dato è buono, impostando la sesta marcia si viaggia all'incirca 2000 giri, anche meno, a 120-130 km/h, rimanendo e attestandoci sempre sul consumo intorno ai 17-18 km con un litro. L'auto si presenta davvero in ottime condizioni, come l'avete vista, sia interni che esterni, sicuramente è consigliata a chi vuole avere una bella macchina davvero dalle ottime prestazioni e dalla qualità costruttiva di alto livello, e che soprattutto anche voglia cerchi un'auto bella, spaziosa, ma che non abbia dei costi di gestione troppo elevati. Io vi ricordo che potete scoprire tutti gli accessori di cui è dotata la vettura e gli optional visitando il nostro sito www.pivoner.com, sezione San Cesario.
e in più potete anche venirla a provare e testare. Per questo vi basterà contattarci ai numeri che trovate in descrizione del video e fissare il vostro appuntamento. Per questa recensione è tutto, un saluto e alla prossima, ciao!